John Borno, ragazzi, John Borno. John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io mi sono visto adesso il video dei Fuse, quindi di Fuse, di Mirko e di Mister. Loro sapevano che avrei fatto questo video, l'ho scritto tra l'altro in privato a Mirko, forse l'ho scritto anche in privato a Fuse, non ricordo, in realtà ne ho proprio parlato, ho detto ragazzi, prima del video, domani guarderò il vostro video e poi reagirò e dirò la mia in video perché ho voglia, insomma, di interagire e di dire la mia. Chiaramente dico una cosa, nel rispetto, cioè nel rispetto reciproco che è sempre obbligatorio, cioè questi video, i video che faccio io, i video che fanno loro, non sono atti a dire andate a dire agli altri che sono delle merde, no, non esiste questa cosa, cioè non vengono fatti per portare shitstorm, non vengono fatti per lanciare merda, se ne parla però in modo civile, cioè la cosa finisce qua per quanto mi riguarda, quindi sia chiara questa cosa, voglio che venga messo nero su bianco il fatto che per quanto mi riguarda il rispetto, e questo è quello che ho scritto anche in privato io perché poi possiamo discutere per ore, però il rispetto è sempre alla base di tutto, quindi per me questa cosa è veramente veramente fondamentale. Detto ciò però volevo un attimo, ho visto il loro video, volevo dire la mia su determinate cose su cui non sono d'accordo, che non vuol dire siete delle merde, vuol dire non sono d'accordo, cioè la gente spesso questa cosa non la capisce, io preferisco sottolinearvela per continuare un rapporto di pacifica convivenza tranquilla e che non sia tipo una cosa di odio che non esiste, perché poi l'odio è proprio una cosa brutta. Detto ciò, ci tengo appunto a parlare di determinate situazioni. Allora, partendo dall'inizio, quando credo Mirko sottolinea il fatto che, come sempre, nei nostri confronti, non mi piace. Non mi piace perché si passa un'idea di vittima che non è così. Cioè, perché dico questa cosa? Perché, ahimè, visto che poi in realtà, per quanto mi riguarda, la shitstorm è sempre una cosa sbagliata, che fa schifo e che fa vomitare, che non dovrebbe esistere perché ognuno dovrebbe avere il proprio pensiero e dovrebbe essere rispettato, rispettato per il proprio pensiero. Può essere confutato, sì, possiamo metterlo in dubbio un pensiero, però deve essere comunque rispettato e per me questa è una cosa che deve essere assolutamente chiarita. Tu puoi avere il tuo pensiero, io posso avere il mio pensiero. Io e parlo non di come ci stiamo rispondendo noi, sia chiaro tutti quanti nella situazione, ma più che altro parlo di come la gente affronta questa cosa. Ecco, si deve sempre rispondere per quanto mi riguarda nella più grande tranquillità e umanità. Rispetto, rispetto è la parola cardine. Detto questo, non sono d'accordo. Quello che dicono loro di come sempre nei nostri confronti è un discorso che non mi piace. Quando si giocò Roma-Lazio degli YouTuber, ci fu praticamente questa partita e questa situazione in cui a Marco Marconi fecero ripetere il rigore, poi lo segnò e all'ultimo rigore segna io. Ecco, io e Marconi in quel contesto ci siamo presi la shitstorm più grande del mondo, la grande merda. Ci scrivevano ovunque e Marconi ha dovuto fare un video chiarimento, forse mi pare con Gigi, per spiegare questa cosa. Quando ad esempio Pierino e Gnabry hanno fatto quel caos, vi ricorderete che poi è nato quel casino, si sono presi la merda, cosa che ripeto è sempre sbagliata, però è successo anche a loro. Hanno chiesto scusa. Sicuramente sì, sono stati bravi. Gnabry addirittura gli è stata tolta la fascia di capitano, l'ha accettato senza dire A, con grande rispetto, è sceso in campo con la fascia al braccio di qualcun altro, se l'è ripresa l'evento dopo che aveva scontato quella cosa che aveva fatto, aveva chiesto scusa, si era scusato e tutto quanto. Quando Samuel al mio evento ha cominciato a fare i versi e tutti sono incazzati perché era il momento più bello dell'asta, l'asta per Vlahovic, lui ha lasciato un messaggio, ha chiesto scusa, eccetera. In quel momento si è preso la merda che poi è passata ed è andata via. Quindi questo secondo me non è un discorso di dire come sempre nei nostri confronti quando succedono determinate cose, come è successo a me, come è successo a Marconi, come è successo a Gnabry, come è successo a Pirno, come è successo a Samuel, è una cosa che accade, che può capitare. È sbagliata perché avere merda addosso in questo senso è sempre sbagliato e non sto giustificando questa cosa, però non è un discorso da fare come sempre nei nostri confronti perché per me per questo è sbagliato a prescindere. Passando alle parole di Federico, post gara, sicuramente sono parole esagerate perché chiaramente sono parole esagerate che vanno a, come posso dire, gettare il sassolino senza farsi vedere, ok? Come ti posso dire, un discorso è un provocare, chiaramente, però diciamo sempre che sono parole a caldo, non lo vado a giustificare, però sono parole a caldo. Ecco, allora, qual è la situazione, ragazzi? Ora provo a rispiegarla per chi non ha capito, riprovo a spiegarla. Innanzitutto, alla base, come Marconi stesso ha detto e ha ammesso, c'è un problema di Marconi. L'evento è di Federico Marconi, quindi le formazioni le deve fare Federico Marconi, visto che i Fuse, come dicono loro nel loro video, hanno dato una grossa mano per l'organizzazione, per trovare le persone, eccetera. Ok,
Però doveva necessariamente trovarle Federico Marconi, punto. Lui infatti ha fatto mea colpa, ha detto le cose le devo organizzare io. Perché è giusto, perché se poi tu organizzi Roma-Lazio e Roma-Lazio finisce 1-10 per la Lazio, le formazioni le organizzate tu. Quindi nessuno se la prende con nessuno. Semplicemente l'evento è il tuo, le organizzi tu. A me in passato è capitato che qualcuno mi abbia detto guarda io al fantacalcio con quella persona non ci voglio stare. La mia risposta è stata guarda, fantacalcio è il mio evento. Lui c'è? Tu ci sei perché mi fa piacere. Lui non mi ha dato problemi, tu mi hai dato problemi. Non vuoi venire? Stai a casa. Stai a casa. Per me puoi tranquillamente stare a casa. Vuoi venire? C'è quella persona. Punto. Perché? Perché l'evento è il mio. Organizzo io, i soldi ci metto io e tutto quanto. Quindi il problema alla base è che Marconi deve fare le formazioni e non deve delegare, deve deciderle lui. Perché se questo fosse stato fatto avremmo capito tutti dal principio la situazione senza andare a attaccare uno o l'altro. Detto ciò, io capisco il discorso che fanno i Fius quando dicono che Kitz non è andato a sostituire Mister, ma Kitz è andato a sostituire Matthew. Mentre Baffo è andato a sostituire Mister. E Baffo è un buon giocatore, però non è che sia un top player. Condivido questo. Qual è la differenza? La differenza è che tatticamente, come spiegavo a più riprese a Mirko in privato, e lo ripeto anche qua, tatticamente questa cosa ha squilibrato completamente le squadre. Questo discorso lo riprendo tra poco citando delle parole che loro hanno detto in video. Matthew è un centrocampista. Col fatto che Matthew fosse un centrocampista e giocava a centrocampo, loro non avevano un difensore. Quindi Di Mauro giocava dietro, quindi Crispo giocava davanti, avevano uno forte per ogni ruolo e non c'era nessun problema. Avendo chiamato uno che per me, mio avviso, è più forte di Matthew, perché per me Kitz, loro sicuramente non lo sapevano, quindi nel senso, come hanno detto a più riprese, non potevano sapere quanto fosse forte Kitz. Però visto che era veramente forte, perché per me Kitz veramente equivaleva a livello di valore Crispo, Di Mauro, eccetera, praticamente la difesa era, difesa del centrocampo era tutto gestito da Kitz. Facendo così hai gettato davanti Di Mauro e hai gettato davanti Crispo. Non ci abbiamo capito un cazzo. E quindi lì le squadre si sono squilibrate. Quando loro dicono, ragazzi, ma Crispo fa video su YouTube, per correttezza abbiamo aperto il canale quello e quell'altro, Di Mauro è uno YouTuber, Kitz fa video su YouTube, è attivo su YouTube, ma nessuno nega questo. Cioè nessuno va a dire, soprattutto io, poi non lo so se qualcuno lo fa, alzo le mani, Cioè se qualcuno va dato conto di questa cosa, prendetevela con lui. Quando io parlo, io dico, chiaramente Kitz è uno YouTuber, chiaramente Di Mauro è uno YouTuber, chiaramente Fuse Gamer è uno YouTuber, chiaramente G7 è uno YouTuber e TikToker, sicuramente Matthew è uno YouTuber, TikToker, tutto quanto, sicuramente, nessuno lo mette in dubbio. Qua quando io parlo non si parla di se sono influencer o non sono influencer e ci sta, si tratta di fare le squadre equilibrate. Qui quando si prende diciamo parte a questo evento deve venire fuori due squadre equilibrate, come dicevo giustamente a Mirko, che poi io non sono mai sulla stessa lunghezza d'onda, perché poi dice ma Federico c'è una sola di 100. Sì, perché io non sono sulla stessa lunghezza d'onda di Federico. Cioè Federico c'ha una testa, io c'ho un'altra, non abbiamo la stessa testa, ognuno c'ha il proprio pensiero e la pensa come preferisce. Ecco, questo dico. Quando io vi dico per me il Napoli è 10 volte più forte della Roma, qualcuno mi dirà ma se gli influencer del Napoli sono più forti, ma non funziona così. Non funziona così, visto che è un evento che è fatto for fun, perché è un evento for fun, alla fine se vinci sta coppa, non ti danno la coppa, manco so se Marconi ha mai comprato una coppa, sinceramente, insomma manco se esista una coppa, se posso essere sincero, ed è un evento for fun, bisognerebbe fare le cose più equilibrate possibile, per vedere un mix tra calcio e ignoranza, e per vedere appunto le squadre che si amalgamano. Questo non è stato fatto, quindi nessuno nega che quelli siano influencer, per quanto mi riguarda è giusto che ci siano in quanto influencer, però poi quando si fanno le squadre, magari se c'è Milan-Napoli è giusto che vengano chiamati tutti, se c'è Napoli-Roma invece è giusto che le squadre vengano livellate. Perché? Perché l'evento deve andare verso su, ma verso su per quanto riguarda la popolarità e non verso su per quanto riguarda la bravura calcistica, perché ripeto, non è un torneo di calcio, ma è un torneo fra YouTuber di calcio. Come ho detto ieri nel mio video in cui rispondevo a dei vari insulti, la nazionale cantanti, chiami i cantanti più forti, se domani Ultimo gli dice vengo, loro dicono oh cazzo certo che vieni, poi magari Alisha palla pre Ultimo, e loro lo fanno per quello, perché chi è più bravo, cioè il cantante più famoso deve avere una certa visibilità e quindi ti chiamo. Poi certamente alcuni cantanti non ci vanno e quindi convocano altra gente, magari è brava già a pallone ma non se la caga manco la madre, però al di là di questo è normale che sia così. Detto ciò, loro nel video dicono, se proprio vogliamo dire, nella prima edizione della Summer Cup l'unica squadra che aveva il portiere era la Roma e aveva Antoine. Non lo metto in dubbio, sebbene Antoine fosse comunque un influencer, però non lo metto in dubbio, va detta però un'altra cosa, che nonostante questo la Roma in quella edizione pareggiò con la Lazio, perse,
e vinse con la Juventus, perché era una Juventus impresentabile che l'avevano costruita due giorni prima, e poi al primo turno che ha giocato ha perso, e poi in semifinale ha pareggiato con il Napoli e ha vinto ai rigori. Che cosa vuol dire questo? Che nonostante la Roma magari era più forte in porta, perché oggettivamente essendo l'unica squadra che aveva il portiere era più forte in porta, negli altri ruoli faceva cagare, ad esempio perché c'ero io, magari c'era una squadra che aveva quattro giocatori di movimento molto forti, ai quali io non gli toglievo mai il pallone, però in porta c'avevano un citofono, e quindi il tutto si equilibrava, perché altrimenti, secondo questo ragionamento, avremmo vinto a spasso quella coppa. E invece noi non abbiamo giocato il primo turno perché fortunatamente siamo riusciti a pareggiare con la Lazio, a fare più gol alla Juve rispetto di quanti non gli abbia fatti la Lazio, quindi a parità punti siamo andati direttamente al turno successivo e abbiamo perso subito. Abbiamo preso 4 gol dal Napoli perché abbiamo fatto 4-4, nonostante loro non avessero il portiere, erano più forti di noi in campo e quindi la cosa era equilibratissima. E poi siamo usciti, quindi anche in quel caso la situazione è equilibrata. Cioè, nonostante fossimo gli unici ad avere il portiere, ed è quello che dico, il discorso dei tre top player, no? Loro dicono, ripeto, poi non è che devo fare la guerra a nessuno, ragazzi, cioè stiamo parlando in modo bonario, io rispondo e questo è il mio punto di vista. È un rispondere per rispondere, ognuno poi la pensa come preferisce, non è un insulto e nessuno deve andare ad insultare nessuno, io ci tengo a ribadirlo per la 40ª volta di fila, perché non stiamo dissando nessuno, non è un dissing, non è una lotta, non è una litigata. Detto ciò, quando loro parlano di tre top player, dicono anche altre squadre hanno tre top player. Sì, ma negli incroci i tre top player rimangono a casa. Se domani alla Lazio, se domani mi chiama Gigi e mi dice guarda Sic, purtroppo alla Lazio devo rimanere a casa, io e Sespo, ovviamente, a parte mi chiama Federico Marconi, sto facendo un esempio, ma ovviamente Marco dice perfetto, allora per la Roma rimangono a casa Principe e Boss. Perché? Perché la Lazio senza Sespo e senza Gigi è la metà, e quindi è giusto che la Roma si indebolisca. Perché come magari qualcuno dirà, ma poverino, uno che è forte resta a casa perché è forte. Fatemi capire, ma uno che è scarso, nonostante c'è i numeri, resta a casa perché è scarso? Perché ne abbiamo scartati di scarsi, ok? Con i numeri, ok? Dovrei stare a casa anch'io, lo dico chiaramente, vedo una pippa, io sto lì per i numeri, è solo per quello. Quindi ne abbiamo scartata di gente scarsa, così come si può scartare gente forte. Cioè il comune denominatore dovrebbero essere il numero, cioè quanta gente ti porta per l'evento. È quello, l'evento è fatto per quello, ragazzi. Cioè io non posso dire, ragazzi organizzo un come si chiama, un meet and greet, 10 persone, che sono io e mia zia, mia cugina, mia nonna, mia sorella, mio fratello. Tu dici scusa, ma a me che cazzo me ne frega, a me sì che ce ne debba bene, ma l'altri ma chi vuole? Cioè un conto organizzi un meet and greet con gente forte e famosa, cioè con gente famosa, scusami, un conto si organizzi un meet and greet con gente sconosciuta. Quindi per quello dico io, i top a livello di numeri dovrebbero essere al top, nonostante sono scarsi. Intorno a quelli si costruiscono le squadre. Questo non vuol dire, per quanto mi riguarda, che il Napoli non possa giocare con Kits, con Di Mauro, con Crispo, con Matthew, tutti insieme. Se però di fronte c'è il Milan di Zoccolo Duro, di Harry Laz, di Samuel, un altro raga, Izma, ok, quindi là sono tutti forti, c'è una partita molto equilibrata tra gente forte e famosa. Se poi però alcuni non possono escluderli, perché è chiaro, come a me Marconi non me può buttare fuori, ma io lo capisco, perché comunque ho i numeri, mi chiama per quello, non è che mi chiama perché sono forte, ragazzi, sono una cariola, cioè, però mi chiama perché ho i numeri, punto. Quindi quando dico questa cosa, è normale che poi il livello si debba abbassare in base anche a quelli, anche Ivan Grieco, no? Ma Ivan Grieco, che se si parla di politica in Italia, è Ivan Grieco, in politica social c'è Ivan Grieco, ma veramente si può escludere Ivan Grieco? Io e Ivan dobbiamo giocare, ma il livello della Roma è basso, e allora si abbassano gli altri quando si affronta la Roma. Perché? Perché non è un torneo in cui non esiste una squadra, cioè quello che dico io è che la squadra come intesa non esiste, non è che tu dici si smantella una squadra, si distrugge una squadra, non esiste, si fanno le formazioni in base all'equilibrio, hai visto quando Marconi fa divide in due e fa uno da una parte e uno dall'altra, no? Ecco, questo è quello che succede, e devono essere sempre equilibrati, quello equivale a quello, ci sono figure che non puoi escludere, non per valore, ma per diciamo popolarità, quelle ci devono stare. Poi si crea la squadra in base a quell'equilibrio lì. Per me questa cosa deve essere fondamentale. Il discorso del primo tempo, quando loro dicono se avete visto nel primo tempo, si vede come loro potevano giocarsi la partita. Ragazzi, l'editing che fa Marconi nel primo tempo, e lo dico chiaramente, è un editing fatto per intrattenere, perché ripeto è un evento, ma io assicuro che non so Antoine come abbia fatto a non bestemmiare, perché Antoine si è preso i più grandi insulti sotto il video,
Sapete che io e Antoine siamo sempre in discussione, quindi se io mi trovo a difendere Antoine vuol dire che la verità è questa. Antoine si è preso i più grandi sul sotto video perché è una pippa, una pippa, una pippa, una pippa. Indubbiamente Antoine ha preso dei gol che sarebbe stato meglio non prendere, perché alcuni palloni sono arrivati centrali, sebbene se li lasciamo sempre tirare da fuori e la palla non la vedi ci sta che prendi gol. Ma per 8 gol ha preso Antoine, 16 ne ha parati. E già nel primo tempo, quando la partita è finita 4-1, primo tempo 4-1 se non sbaglio, meritavamo di stare sotto 10-1, 10-1. Però ovviamente si è cercato di fare un editing un po' più curioso per tenere lo spettatore attaccato per vedere quello che sarebbe successo. Perché altrimenti se finiva se nell'editing mettevano solamente le azioni sensate, io vi assicuro che veramente nel video ci stanno delle azioni, c'è Marconi che a un certo punto sbaglia uno stop e il portiere del Napoli la para così. Un'altra situazione in cui Kundis Patira viene deviata in rimessa laterale, ma c'è. Perché? Perché bisognava far numero con le azioni della Roma, perché ovviamente sennò viene una merda e non può avvenire una merda. Perché? Perché essendo un evento di YouTube dovrebbe essere una cosa equilibrata, poi che può finire anche 10-3, 10-4, ma equilibrata a livello di partita. Non c'è stata partita, io vi giuro ragazzi che rigiocando la partita avrei potuto prenderne 20. Poi voglio dire un'altra cosa importantissima. Sicuramente invece, a differenza di quello che hanno detto molti, io, vabbè, cori o non cori, perché poi qualcuno si è lamentato dei cori, eccetera. I cori ci sono stati, perché ci sono stati, ma io ho apprezzato tantissimo il calore di Napoli, perché nessuna città, così come è stato a Napoli, ci ha dato quel calore lì. Sono stati migliaia di persone presenti, ne hanno dovute lasciare fuori tante, c'è stato un amore incondizionato. Poi chiaramente ci sono stati anche dei goi, però ragazzi, purtroppo ci sono, come sempre nel mondo, le persone intelligenti e le persone un po' meno intelligenti, ma questo ovviamente non giudica un intero pubblico che è venuto lì per noi, in una posizione tra l'altro manco troppo comoda, perché eravamo infrattati praticamente, quindi non so manco come siano arrivati, e che ci hanno dato un calore incondizionato. Quindi su questo voglio invece diciamo spezzare una lancia a favore di Napoli, perché al di là di questo a me come città, per l'accoglienza che ci ha dato, mi è piaciuto, ho firmato magliette, ho fatto foto e tutto quanto, quindi mi sono sentito veramente a casa. Poi mi hanno insultato dall'inizio alla fine in campo, però mi sono sentito veramente a casa, e quindi per me sicuramente è stato un motivo di calore, così come io poi ho detto nel mio video precedente, anche nel mio post su Instagram, ho detto grazie alla città di Napoli per il grande calore che c'è stato. Detto questo, volevo dire un'altra cosa ma non me la ricordo, e va bene così. Questo era il mio punto di vista. Io ho discusso 2-3 ore con Mirko, però è una discussione sana, cioè io l'ho detto anche poi, ho riparlato in privato con Mirko, è sempre discussione sana, nel senso, per quando si tratta di discutere, per me è sempre, io non sono una persona maleducata, non mi sono confrontato con persone maleducate, discussione sana, dico la mia, tu dici la tua, ci confrontiamo, ne parliamo, e questo. Quindi, insomma, alla fine resta sempre una discussione, che non è lite, non è odio, non è niente di ciò, e quindi ci tengo subito a placare varie shitstorm, come ho già detto, perché chi utilizza il computer, il telefono per insultare è sempre un coglione. Evitate di insultare, perché è veramente una gran cagata. Evitate di, potete avere un pensiero rispetto che un altro, potete essere d'accordo, come no, però come dico sempre a chi mi segue, per me questa è una cosa fondamentale, insultare è sempre da deficienti. Utilizzate il vostro cervello, la vostra testa, ma sempre con i piedi per terra. Fatemi sapere la vostra, buon shalala, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo anche a Roma Lazio.